Giornata d'accoglienza per alcuni istituti scolastici ieri, come per l'Enrico Fermi e la scuola Garibaldi. Primo giorno di attività didattica, oggi invece per altri, come nel caso dell'istituto Esseneto. Qui infatti già da stamane il regolare suono della campanella per l'avvio dell'anno scolastico 2010-2011, senza naturalmente trascurare il momento inaugurale. Abbiamo fatto l'accoglienza soprattutto per le prime classi della scuola primaria e per i bambini in ingresso della scuola dell'infanzia, ma in ogni modo l'accoglienza è stata aperta a tutti i bambini che frequentano il terzo circolo Esseneto. L'anticipo è stato voluto dai genitori, è stato voluto dai docenti e rientra nei compiti dell'attività didattica del prossimo anno scolastico, dell'attuale anno scolastico 2010-2011. Ma non è certo il caso di dire anno nuovo, vita nuova per i giovanissimi allievi dell'Esseneto che si ritrovano ad entrare in istituto tra mille disagi. Marciapiedi disconnessi, esattamente come prima delle vacanze estive, erbacce incolte nella vicina villetta lasciata all'incuria e transennature per lavori in corso che forse sarebbero potuti essere realizzati proprio in quel periodo estivo di inattività. Ed invece il cantiere ha riaperto circa due settimane fa e, come ci raccontano gli operatori comunali, ex contrattisti LSU, all'interno dello svolgimento dei lavori è previsto anche il ripristino di quelle parti del marciapiede sopraelevato che potrebbero costituire fonte di pericolo all'incolumità dei bimbi e delle mamme che giungono a piedi all'istituto stesso. Ed in effetti i bambini nel loro primo giorno di scuola hanno varcato l'ingresso tra lavori in corso proprio dinanzi il cancello principale e spazzatura lasciata per terra tolta solo durante le prime ore di lezione. Una volta ultimati i lavori dinanzi la scuola, la stessa squadra di operai si trasferirà nella vicina Castagnolo per ultimare degli interventi lasciati in sospeso. Il tutto anche lì alla ripresa dell'attività didattica che prenderà avvio giovedì prossimo come in molti altri istituti della città. A questi disagi se ne aggiunge un altro che ha del paradossale. La struttura, caduta ora in disuso ma prima adibita a scuola dell'infanzia, adiacente all'Esseneto e fronteggiante il piazzale Ugo La Malfa, sarebbe diventata infatti ricovero notturno a cielo aperto per extracomunitari visti dormire adagiati sullo scivolo. Iniziata dunque la scuola per alcuni agrigentini, per molti altri cancelli degli istituti frequentati si apriranno ufficialmente il prossimo 16 settembre e nel frattempo per domani è stata indetta una riunione alla provincia finalizzata ad illustrare un report sull'edilizia scolastica.